Andiamo a vedere qual è, caro Andrea Cartisano, il titolo che oggi vogliamo analizzare con la nostra analisi fondamentale. Abbiamo un po' pescato tra i desiderata dei nostri telespettatori, ma soprattutto dai tuoi e dai miei desiderata, che si rifanno un po' a una delle notizie che ha tenuto banco nelle scorse ore e che sicuramente continuerà a essere protagonista del mercato. Il titolo che analizziamo è Tod's. E chiaramente accanto al nome di Tod's, c'è quello di Chiara Ferragni che entra nel consiglio di amministrazione. Insomma, l'influencer credo più nota in assoluto, anche con il suo compagno, insomma, Fedez, che è stata in grado di muovere il mercato a livelli forse impensabili. Non so invece se era tutto, già scritto, Andrea, quello che è successo, ma lascio a te la parola. Insomma, la notizia portante è questa. Andiamo a capire, come vedi tu, Toz. Allora, devo dire la verità perché di più non posso ovviamente espormi che quando ho appreso la notizia, non che abbia bisogno della mia stima Diego Della Valle, però diciamo che se era ai primissimi posti degli imprenditori italiani, devo dire che è addirittura andato nelle retrovie perché è vero che pecunia non olet e i fatti gli hanno dato per altra ragione, però sinceramente io non capisco come un marchio così blasonato possa ricorrere a un influencer perché comunque quello che sta accadendo, non tanto in questa situazione specifica, ma purtroppo nella vita di tutti i giorni, da anni ormai, è il classico proverbio. Si stava meglio quando si stava peggio, nel senso che comunque veramente non perché suo marito è un rapper, però io sono rimasto a Battisti Mogol, a Lucio Dalla, al cantautorato italiano, ma anche mi viene in mente un Ivano Fossati, perché io sono ligure, parliamo di vette inesplorate rispetto ai rapper e ai trapper di oggi, però il mercato appena ha sentito questo nome, Chiara Ferragni, ha detto che Tod's di colpo aveva risolto tutti i suoi problemi, perché pur avendo una stima infinita per l'uomo Diego Della Valle, l'ho già detto alcune volte, al di là della ristrutturazione del Colosseo che è più nota, in realtà lui è un filantropo sulla sua zona di origine, quando c'è un'opera pubblica. Magari una palestra, un campo sportivo che ha bisogno di ristrutturazioni, magari il comune non ha soldi e Diego Della Valle invece mette di tasca sua, quindi è veramente una persona eccezionale. Però l'azienda è da diverso tempo in crisi. Vediamo i dati di bilancio. Ricavi 637 milioni, EBITDA 69,5 milioni, EBIT meno 93,7 milioni, risultato netto meno 73,2 milioni, debito 124,9 milioni, peraltro ci sono da aggiungere altri 396,4 milioni che sono il debito che la nuova normativa uscita 2 o 3 anni fa di IFRS 16 obbligherebbe a mettere a bilancio perché io sono contrario a questa normativa, però in poche parole devi consolidare a livello di bilancio tutte le locazioni sia di negozi che eventualmente, non è il caso di Tod's, di strumenti atti all'attività, macchinari, fino alla fine del pagamento. Quindi non mese per mese, ma consolidi già l'intero debito. Quindi i risultati sono molto deludenti. Un più 14% come c'è stato venerdì non è giustificato, però bisogna riconoscere una cosa. I volumi sono stati enormi, più di 800.000 pezzi, e l'unica possibilità che, al di là del nome di Chiara Ferragni, può aver, diciamo, spinto così in alto il titolo è che è molto, molto basso il flottante, meno del 20%. Per cui, comunque, basta anche poco per fare movimenti così importanti, cosa quasi impossibile su una Moncler, non ne parliamo, ma anche su una Ferragamo o su altri titoli del lusso quotati sul mercato italiano. Quindi,
La mia considerazione è questa, perché mi sono anche dilungato troppo e me ne scuso con i telespettatori e ovviamente con te. Su un movimento del genere o lo prendi subito e sì, puoi essere ancora in posizione adesso, o visti i fondamentali dell'azienda devi stare alla finestra e aspettare un ritracciamento per un reingresso. L'ideale sarebbe un ritorno sui massimi relativi precedenti di metà dicembre, poco sopra 30 e 50. Se ritorna lì, allora entrerei. Se invece voglio entrare adesso, mi prendo un rischio veramente importante, perché il movimento al rialzo di venerdì è partito da 28,44. Esatto, guarda, mentre lo stai dicendo stiamo rivedendo proprio il grafico con il movimento al rialzo che abbiamo, a cui abbiamo assistito proprio dopo la notizia dell'ingresso nel consiglio di amministrazione di Chiara Ferragni. Ti faccio un'ultimissima domanda, in realtà insomma ti sei dilungato ma serviva, perché hai unito un po' tutti i puntini, no? Che riguardano l'azienda, quindi con i fondamentali, e quello che potrebbe succedere adesso con Chiara Ferragni, ma proprio perché insomma i numeri al di là dei volumi non sono propriamente positivi. Non è stata una mossa legata ai tempi che corrono, Andrea? Ovviamente anche vuole essere un po' provocatoria questa mia domanda, perché sappiamo molto bene quanto gli influencer, quindi parlando di Chiara Ferragni, insomma sappiamo cosa è in grado di fare sulla massa, diciamo, visto che il ruolo dell'influencer diventa sempre più importante, non è stato un occhio, come dire, lungimirante quello di Diego Dalla Valle, quindi di tutto il board dell'azienda? Sì, sicuramente, però vedi, anche se non c'entra con la situazione specifica, ho avuto dei genitori, soprattutto devo dire mio padre, molto severi. Per esempio mio padre non mi avrebbe mai accompagnato da ragazzino a un concerto di Sfera Ebbasta. Quindi okay, è cambiato proprio il mondo. Sì, certo. Quindi per me è cambiato in peggio, per come la vedo io, perché l'anagrafe non è più dalla mia parte. Però sinceramente è anche una mossa, se vogliamo, un po' della disperazione, nel senso che devi recuperare terreno su quello che è il mercato, perché comunque Toz, ripeto, l'uomo Diego Della Valle per me è solo da stimare, però l'azienda sono diversi esercizi che non fa più i numeri di prima. Il mercato è dominato ovviamente da Louis Vuitton e da Kering, e ancora fortissima Hermès in Italia, Moncler su tutti. Però per esempio a livello di mercato più che di numeri, in questo momento per esempio è molto più avanti di Tozza una Brunello Cucinelli, per cui magari le provi tutte. Credo che sia un cavalcare i tempi, ma perché magari capisci che devi recuperare talmente tanto terreno che ti provi a giocare questo jolly, e magari può essere che porti dei benefici. Ma attenzione, deve comunque creare qualche linea tra virgolette a suo nome e sperare che aumenti il fatturato e la redditività. Certo, no, beh, assolutamente sì, sarà stato lungimirante se questo avverrà, chiaramente, perché poi sappiamo molto bene come gli influencer possano scatenare, definisco così, il putiferio al momento, ma bisognerà vedere se poi verrà consolidato questo movimento al rialzo in generale, no? E anche al prestigio che potrebbe essere conferito grazie a questo ingresso nel consiglio di amministrazione proprio all'azienda, che già è prestigiosa, però voglio dire, no? Si punta sempre più in alto, quindi assolutamente staremo a vedere. Mi verrebbe da dire in conclusione, poi leggo, cioè andiamo avanti, che abbiamo sbagliato il mestiere, Andrea, potevamo fare gli influencer anche io e te. Beh, tu sì, io un po' meno, perché io sono basso, tarchiato e tendente al grasso. No, sai, adesso non ti demore. No, perché diciamo che influencer che pubblicizzino diciamo una cucina che ti fa diventare obesi non ne ho ancora conosciuti, quindi purtroppo viviamo il grande Lucio Battisti, per citarlo, anche se io ho rinnegato ovviamente il periodo post-Mogol, in uno dei suoi album
diciamo, scritti con Pasquale Panella, il titolo dell'album e la canzone più principale era L'apparenza. Purtroppo viviamo nel mondo dell'apparenza, per cui io non avrei potuto assolutamente, diciamo che a Ma livello mentale mi difendo, però per la società odierna non è abbastanza. guarda, gli influencer spesso sono dei tipi, tu me lo insegni, non serve essere, vabbè, ma comunque non apriamo questa parentesi e chiudiamo la parte dedicata alla nostra analisi fondamentali, come era doveroso fare, dedicata a Tots.